si conclude la mostra del Caravaggio. Il percorso parte dal museo di Capodimonte e arriva qui nella piazza Riario di Corsa con il grande monumento dedicato a San Gennaro. Siamo nel Monte della Misericordia. All'interno è custodito il quadro delle sette opere di Misericordia. La guardiamo con particolare attenzione noi sorrentini, perché tra i fondatori di questo pio Monte della Misericordia risulta essere presente un correale e forse anche un sessale, ma approfondiremo nelle ricerche. Il collegamento tra qui e il museo di Capodimonte è fatto con una navetta, in modo da mantenere in posizione congiunta per i visitatori che arrivano. Intanto ricordiamo che il quadro del Caravaggio è sempre qui, stabilmente qui, e la mostra invece è lì al Capodimonte. Una serie di diatribe e polemiche, ma tutto questo oggi nel giorno della festa, nel giorno dell'inaugurazione, non lo citiamo, non ci interessa. È stato aggirato con la sistemazione di queste navette che portano i turisti, ecco, che arrivano alle nostre spalle. Prima vai qua, poi vai qua. Poi vai qua. Spalle le sette opere della Misericordia. Siamo nel Pio Monte della Misericordia. Ricordiamo che è un luogo sacro. Di mattina, tutte le mattine alle 9:30 si dice messa. Vige un regolamento semplicissimo per i visitatori, senza appoggiarsi ai marmi, le foto senza flash e soprattutto il rispetto di un luogo sacro. Qui si apre il rapporto di Napoli con il Caravaggio e qui si chiude in questo circuito convolvolo su se stesso che ci racconta le vicissitudini e soprattutto l'essere una pietra miliare nella storia dell'arte. Ricordiamo che pittori come Massimo Stanzione, che qui nella mostra abbiamo visto ben sistemati e collocati nelle sale accanto al Caravaggio, nel momento in cui lui arriva nel 1606, stavano lavorando alla dipintura del soffitto della cappella di San Gennaro, il grande candiere di San Gennaro. E dopo l'arrivo del Caravaggio ci sarà un voltafaggina, queste figure quasi in scala 1 a 1, questa visione molto popolare, queste immagini fatte ricche e rugose faranno sì che in pittori come Battistello Caracciolo, vivente e operante a Napoli, immediatamente si allineeranno a questi nuovi canoni. Buona visione e arrivederci a Caravaggio Napoli.